Vai, vai. Sarò anch'io un po' schematica. Certamente quanto detto da Pietro è assolutamente vero e tuttavia io penso che accanto al tema della ridistribuzione del reddito, la fine del Novecento, cioè l'ingresso nel nuovo secolo, meglio nel nuovo millennio, ci consegna anche alcuni cambiamenti che noi come sinistra penso non abbiamo visto fino ad ora. E penso che su questo si debba lavorare ancora molto. Perché? Parliamo sempre ovviamente dell'Occidente, perché se guardassimo sul piano generale potremmo dire che il primo paradigma che è venuto meno è quello della pace. Pensiamo che la maggioranza delle guerre, al di là diciamo del rischio nucleare provocato dalle grandi potenze, ma il maggior numero di guerre, se noi guardiamo, sovrapponiamo una cartina con le guerre, per esempio all'Africa, noi ci rendiamo conto che la maggioranza delle guerre non è fatta su questioni di mercato, ma è fatta per il possesso dell'acqua. Quindi vuol dire che diciamo, il tema, quello che noi abbiamo sempre chiamato pace, quindi un rapporto con gli armamenti, un rapporto tra le potenze, un rapporto tra i continenti, in realtà si sta orientando sempre di più su problemi che hanno a che fare con il diritto alla vita, il diritto alla possibilità di autodeterminare il proprio destino e la guerra dell'acqua è uno degli esempi più evidenti. Il possesso dell'acqua, pensate soltanto al paragone minimo, no? Che possiamo fare in Africa, è così, ma pensate anche alla piccola guerra dell'acqua che si è sviluppata nel nostro paese, nel sud, per molto tempo con la 'ndrangheta che toglieva l'acqua ai contadini e la faceva girare dove meglio voleva a seconda dei suoi interessi o anche come forma di ricatto. Questo ci porta a dire che il tema dell'ambiente è tema un po' più, diciamo, pervasivo di quanto non lo abbiamo considerato fino ad oggi. Il problema non è solo l'ambiente pulito. Il problema è anche la redistribuzione dei diritti rispetto all'ambiente. Questo è il primo punto che ci consegna il Novecento. Il secondo, se guardiamo l'Occidente, dicevo, è l'invecchiamento della popolazione. Secondo punto davvero molto preoccupante, si parla di stanchezza dell'Occidente. L'Occidente non fa più figli. Voi direte, certo, ci sono gli immigrati, veniamo poi al terzo punto, però sta di fatto che l'Occidente decide di non fare più figli. L'Italia, la stessa Germania, pure con condizioni di ricchezza straordinarie, quindi non è evidentemente solo un problema di carattere, c'è un problema di antropologia molto, molto profondo. La stessa Germania ha livelli di natalità ancora più bassi di quelli dell'Italia. L'invecchiamento della popolazione comporta molti problemi sul piano del mercato, sul piano della redistribuzione del reddito, ovviamente. Guardate il tema pensionistico, per esempio, nel nostro paese come esplode, no? In modo molto grande e quanto sia difficile immaginare un futuro equo per generazioni che progressivamente invecchiano. Ma questo invecchiamento della popolazione comporta un altro problema molto grande che è quello che riguarda le disuguaglianze in salute e il diritto alla salute, altro diritto che è messo in discussione rispetto ai termini in cui l'abbiamo conosciuto. C'è un studioso molto importante che si chiama Sir Michael Marmot, che ha scritto un testo, cioè, veramente molto, molto interessante, e noi abbiamo avuto l'onore di averlo in Senato a tenere una conferenza, una lectio magistralis, che parla appunto, si intitola La salute diseguale. Avete visto che poi anche il convegno dell'economia di Trento ha preso questo come tema, perché il tema della salute diseguale, quindi il tema dell'accesso alla salute, il diritto alla salute, dell'accesso alle cure, diventerà un tema sempre più importante per diversi motivi, che sono di mercato, che sono di innovazione tecnologica e che sono di capacità di intervento dello Stato e della Repubblica, nel nostro caso in Italia, nella sua articolazione.
sinteticamente io dico l'intervento, l'accesso vuol dire per esempio che è sempre più complicato con un aumento dell'invecchiamento e quindi con un aumento delle malattie croniche, non si muore e non si guarisce, si rimane in quello stato a lungo, no? E con l'ingresso di malattie neurodegenerative molto importanti, l'Alzheimer prima di tutto, ma non solo l'Alzheimer, questo ovviamente comporta che l'intervento del pubblico nel campo della salute sia un intervento diversificato e molto preciso rispetto alla presa in carico della persona. Mentre una volta, diciamo, avevamo una medicina, potevamo accontentarci di una medicina che curava tutti, ma curava tutti in modo omogeneo, oggi noi abbiamo bisogno di una medicina personalizzata, quindi di una medicina che si attagli sempre di più sulla persona e sui problemi di quella persona lì. Ci vengono in soccorso tecnologie importanti, ma molto costose, ci vengono in soccorso farmaci molto importanti che guariscono ciò che prima era inguaribile, facciamo il caso dell'epatite C, ma non solo, ma sono costosissimi. E quindi il grande tema dell'accesso a questi farmaci in modo uguale, universalistico, è il grande problema del nostro tempo. L'accesso alla salute in modo universalistico è il grande problema del nostro tempo. Gli stessi Stati Uniti, due con la riforma di Trump, però comunque hanno capito che nella controriforma di Trump hanno capito che la carta di credito non può essere ciò che determina la vita o la morte di una persona. E questo tema del diritto alla salute diventerà sempre di più un tutt'uno con l'ambiente e con la vita urbana. Infatti parliamo di salute globale, non parliamo più soltanto della salute come assenza di malattia, ma parliamo sempre di più di una salute globale, e questo naturalmente vuol dire modificare il modo di lavorare, vuol dire appunto non avere più quelle liste d'attesa tremende che abbiamo in Italia, ma non solo in Italia, guardate, e significa confrontarsi col grande tema di che cos'è oggi l'universalismo in presenza di questi problemi. Domani sera discuteremo di questo alla Camera di Corso Garibaldi, tema di straordinaria importanza, perché il rapporto tra Stato e mercato entra nel campo della salute assieme alla personalizzazione delle cure, quindi cosa vuol dire? Prendere in carico la persona nella sua interezza. Terzo punto è quello che riguarda il sapere, e certamente il tema della distribuzione del reddito, ma oggi sappiamo che l'inclusione sociale, essere nel mondo, essere in una società, essere parte di una società non dipende solo da quanto si possiede materialmente, ma anche da quanto si conosce. E quindi la conoscenza è un'altra variabile enorme, enorme, che determina la sinistra. Cioè la sinistra ha di fronte questo: l'accesso al sapere è un accesso universalistico, sì o no? La scolarità di massa è effettivamente ancora un valore per le nostre società, o diventa la forma, la mancanza di questo accesso diventa la forma della disuguaglianza? Perché questo è il problema. L'Italia ha un tasso di laureati molto più basso rispetto alla media europea, e anche l'accesso alla scuola media superiore, ai diplomi superiori, sono ancora scarsi rispetto a come dovrebbero essere. Se a questo aggiungiamo ovviamente il tema delle migrazioni e dei migranti che arrivano, il tema di accesso al sapere diventa un elemento fondamentale anche di convivenza sociale, oltre che di diritto all'inclusione personale all'interno di una società. Quarto punto, come vedete vado proprio solo per temi, quello che citava anche Pietro, io sono molto d'accordo, essere sinistra oggi significa misurarsi col tema dei diritti, della dignità e delle differenze. Oggi siamo in una società multietnica, multiculturale, piaccia o non piaccia, è così. Piaccia o non piaccia, è così, perché poi è ridicolo, no? Che la destra si rifiuti di vedere ciò che già c'è. E anche la sinistra, se posso essere sincera davvero fino in fondo con voi, la sinistra ha tardato molto, molto a capire quali sarebbero stati i problemi provocati dalle migrazioni inedite nella storia umana. Noi non siamo di fronte a un processo migratorio lineare, siamo di fronte a un vero e proprio esodo,
rispetto al quale noi ci siamo trovati scoperti e la sinistra si è trovata scoperta, oscillando da una parte con la giusta e sacrosanta idea, il sacrosanto valore della solidarietà umana, e dall'altra parte con un'esigenza altrettanto forte e grande di sicurezza. Questo oscillare, no? Fra solidarietà e esigenza di sicurezza ha messo la sinistra in un'obiettiva difficoltà. Perché da una parte c'era chi diceva, appunto, a partire poi da parte anche della Chiesa Cattolica, da chi dice ancora oggi, aprire completamente le frontiere e chi, come io credo con maggiore senso di realtà, dice le apriremo, ma le apriremo in modo vincolato, le apriremo se il resto dell'Europa farà, e l'Europa su questo ha fallito, perché l'Europa non parla con una voce sola. E l'altro, quindi l'altro grande tema, il tema della sicurezza, diventa poi un tema che si ripercuote sulla vita dei cittadini, e la vita dei cittadini è fatta oggi dall'altro grande problema che ci consegna il Novecento, che è la paura. La percezione della paura, magari non la realtà, ma sicuramente la percezione della paura, la percezione di quello che è diverso da noi, la percezione della paura, delle nostre più grandi paure, come dice Bauman, la fame, l'ignoranza, le malattie, le grandi paure della persona, no? Dell'individuo. E noi siamo di fronte ad una società che ha queste paure. E rischia di non vedere già in casa sua alcuni problemi. E passo all'altro punto, che è quello del rapporto uomo-donna. Il Novecento ci ha consegnato una rivoluzione, l'unica che ha passato il secolo, che è quella della libertà femminile. Ce l'ha consegnata e noi la stiamo sciupando. Il femminicidio è ormai un dato spaventoso. Ogni giorno una donna che viene ammazzata per il fatto di essere donna. I dati sono impressionanti. I dati sono impressionanti. L'ingresso di nuove etnie, di tradizioni differenti, anche qui cerchiamo di essere molto chiari, non è determinante per l'incremento dei femminicidi, perché è trasversale. Perché in tutto il mondo le donne vengono ammazzate perché sono donne. In tutto il mondo. Certamente c'è un problema di che cosa significa integrare e includere etnie e culture differenti. E io su questo non, da questo non mi voglio sottrarre. Penso che la sinistra debba essere, se vuole essere tale, debba essere un po' più chiara ed esplicita su questo punto. Il richiamo che è stato fatto, volgare, da parte dei 5 Stelle, la Boldrini non parla perché la violenza è stata fatta da un immigrato, queste sono balle. Certamente però noi non possiamo fare finta di niente e dobbiamo sapere che quella pedagogia, che tale è del rispetto del corpo, della mente, dell'esistenza delle donne da parte degli uomini, deve appartenere a chiunque in questo paese. E quindi è uno dei grandi, delle grandi sfide che ha la sinistra di fronte, che non può essere lasciata solo alle donne, ovviamente, perché è un tema che interessa anche gli uomini. Infine, io sono d'accordo con chi dice che noi dobbiamo guardare la realtà per quella che è. Temo che talvolta ci sia parte della sinistra che guarda alla realtà con lo specchietto retrovisore, cioè con una grande nostalgia del passato. Come dicevano Alvaro e Romina, nostalgia canaglia, no? È un po' troppa nostalgia. Certo che la realtà è cruda e oggi richiede una fatica, una fatica enorme, se vogliamo appunto essere sinistra, cioè distinguerci dalla destra e avere il tema dell'uguaglianza, che è il primo elemento che determina la differenza tra destra e sinistra, l'uguaglianza. Non possiamo fare finta di niente, ma non possiamo però guardare una società che non c'è più. Allora, una società che invecchia, una società dove il lavoro rischia di finire, una società in cui nascono meno bambini, una società che fa fatica a riconoscere l'altro,
è una società che pone alla sinistra una prateria di intervento, rispetto alla quale noi dovremmo avere un pochino più di coraggio, penso, e anche dire le cose come sono. Lo stiamo già facendo, lo stiamo facendo anche in modo piuttosto serio. Vorrei che lo facessimo in modo un po' più collettivo e che soprattutto questo tema, questo problema, ricadesse poi sul punto, altro punto che noi ereditiamo dal Novecento ed è la crisi della rappresentanza. Oggi i cittadini non si sentono rappresentati nel mondo. Nel mondo, mica soltanto noi, pensate soltanto in Europa, la Spagna. Pensate, insomma, io quest'estate sapete che Guglielmo lavora in Germania, il mio compagno, sono stata in Germania una settimana, mi sono vista tutta la campagna elettorale. Beh, guardate, c'è la Merkel, vincerà, ma perché Schulz non dice niente? È impressionante, l'avete visto anche il dibattito televisivo, l'imbarazzo, l'imbarazzo rispetto a un'idea un po' da massaia, anche Clara Merkel, no? E lo slogan è una Germania in cui tutti possano stare bene, no? E quello dall'altra parte dice più Europa, non funziona. Allora, io credo che sinistra significhi anche darsi, lavorare perché la rappresentanza sia davvero tale perché i cittadini riprendano a credere in noi e devo dire per me che sono una europeista convinta, temo, ecco, penso che la sinistra europea dovrebbe ripensare a lungo se stessa in modo molto ma molto serio se non vogliamo consegnarci non solo al populismo da una parte ma dall'altra parte a quella sorta di Stato sociale compassionevole, che è ciò contro cui noi ci siamo battuti, perché c'è il diritto delle persone, non è la concessione che lo Stato, piuttosto che il mercato, dà a chi può, nei termini in cui, decide una maggioranza politica. Ultima questione, e poi davvero finisco, certamente il tema è la redistribuzione, però. Guardate, c'è un rapporto con la scienza, per esempio. Rapporto con la scienza che noi non consideriamo a sufficienza, su cui credo si debba lavorare di più, non perché la sinistra debba essere scientista in modo acritico, ma perché una sinistra degna di questo nome è in grado di combattere in modo fermo e deciso tutto ciò che è contro la persona. La vicenda dei vaccini ne è la dimostrazione. Cioè essere sinistra significa anche capire che la scienza viene utilizzata, deve essere un mezzo che deve essere utilizzato per fare stare bene le persone. Lo è dal punto di vista della sanità, lo è dal punto di vista della vita quotidiana, lo è dal punto di vista, dell'ambiente, lo è dal punto di vista della conoscenza. Una sinistra che non abbia una buona relazione con la scienza è una sinistra che perde una grande occasione. Rappresentare significa anche guardare alle punte più avanzate, non soltanto agli ultimi, ma anche alle punte più avanzate della società, in modo tale che quella punta avanzata ci consenta di fare stare meglio le persone, anche le persone più povere. Io credo che questa sia la sfida enorme e questo ci distingue dai 5 Stelle, ci distingue dalla Lega, ci distingue da un pezzo di Forza Italia, ci distingue dalla destra, ci distingue perché la distinzione tra destra e sinistra ci distingue anche da una parte di alcuni partiti che hanno prodotto una scissione che io mai avrei voluto, mai avrei voluto. E non si può guardare dall'altra parte, non si può fare finta che questo problema non ci sia. La sinistra non può essere una somma di debolezze. Più deboli siamo, più chiusi al nostro interno siamo, meno avremo la possibilità di far vincere quei grandi valori di uguaglianza e di giustizia sociale per cui in fondo la sinistra è nata.